Grazie, onorevole Speranza. Facoltà di parlare la deputata Lombardi. Grazie, gentile Presidente, Presidente Monti, deputate e deputati. Chiedo scusa innanzitutto per la voce, perché questo ruolo di portavoce evidentemente mi sta debilitando. Farei una piccola premessa storica. Nel periodo compreso tra il 1800 e il 2009, il nostro fragile pianeta ha registrato circa 250 episodi di default del debito estero sovrano e almeno 68 casi di default del debito pubblico domestico. Nonostante l'ampia rassegna di crisi finanziarie che si sono verificate, la comunità internazionale evidentemente non sembra ancora entrata in possesso degli strumenti atti ad evitare di ricadere in tali situazioni. Siamo quindi in quest'Aula ad ascoltare le comunicazioni del governo su un'altra nuova crisi che ha investito il vecchio continente. Ma prima di compiere qualche breve riflessione sugli eventi delle ultime settimane, di adesso, è opportuno richiamare alla mente le caratteristiche che hanno contraddistinto la prima vera crisi internazionale del debito che risulti documentata. Facciamo un salto indietro nel passato. Tale crisi ha tratto origine dai prestiti concessi dai mercanti italiani all'Inghilterra nell'ultima parte del XIII secolo. A tal tempo l'Italia era un centro finanziario sviluppato e l'Inghilterra solo un paese emergente, anche se ricco di risorse naturali. Tuttavia, una serie di sconfitte militari costrinsero Edoardo III d'Inghilterra a dichiarare l'insolvenza e i mercanti fiorentini, che erano i principali creditori, assaltarono gli sportelli bancari. Ciò che stupisce, e qui mi riaggancio alla situazione attuale, è che l'Inghilterra non riuscì a liberarsi completamente della sua fama di insolvente fino a quando uscì rafforzato il ruolo del Parlamento. E la comunità internazionale accolse con favore, infatti, che per la prima volta a garantire il debito inglese, quindi il debito sovrano di una nazione, fosse un'istituzione a carattere permanente. E oggi, come allora, emerge quindi con chiarezza l'importanza del Parlamento. Per questo motivo ringraziamo il Presidente Monti di essere venuto a riferirci sulle conclusioni del Consiglio europeo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 234 del 2012, ma ricordiamo anche che il Parlamento dovrebbe essere ascoltato prima dello svolgimento delle suddette riunioni e soprattutto, sottolineiamo, deve essere ascoltato e non solamente informato. Comprendiamo che la scadenza elettorale abbia reso difficile l'adempimento di quello che potremmo definire un obbligo istituzionale, Presidente, ma che a maggior ragione non comprendiamo il tono trionfalistico con il quale il suo governo ha accompagnato le conclusioni di tale Consiglio. Ci sembra infatti che i riferimenti all'importanza della crescita e dell'allentamento delle regole fiscali in un momento così difficile per l'economia europea siano assai flebili e non abbiano creato nuovi spazi di azione concreta rispetto alla normativa comunitaria vigente, che ci sembra ancora troppo ispirata esclusivamente al rigore e non anche alla solidarietà. Sono infatti la trasparenza, la crescita e la solidarietà le parole chiave intorno alle quali andrebbe riorganizzata l'architettura istituzionale europea. Sono quindi trasparenza, crescita e solidarietà le parole chiave. E i meccanismi intorno a cui dovrebbe essere riorganizzata l'architettura istituzionale europea e i meccanismi di intervento previsti nel caso di crisi finanziarie. Il caso di Cipro mostra ancora una volta in maniera emblematica i limiti del meccanismo di solidarietà previsto dall'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Il limite di tale meccanismo non è, a nostro avviso, quello da più parti indicato, connesso alla sua capienza, in altri termini alla sua dimensione finanziaria, bensì quello delle modalità con il quale è stato disegnato. Tale sistema, infatti, sulla scorta del modello di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario, presenta una natura integralmente intergovernativa e non prevede alcun intervento diretto con risorse proprie del bilancio dell'Unione Europea. In altri termini, esso si risolve in contributi assegnati dagli Stati membri partecipanti sotto forma di prestiti e garanzie. Nell'assegnazione di queste risorse non vi è quindi alcun obbligo di trasparenza, né tantomeno alcuna forma di controllo democratico.
Soprattutto tale meccanismo entra in azione soltanto quando il Paese ha l'acqua alla gola, privandolo della possibilità di scegliere ed è subordinato alle cosiddette condizionalità. Tale condizionalità non presentano una natura solo economica, vale dire di verifica della sussistenza di un rischio per la stabilità finanziaria dell'area euro e delle esigenze finanziarie effettive o potenziali dello Stato richiedente, bensì si traduce, come dimostra il caso cipriota, in un vero e proprio commissariamento delle autorità politiche. Noi comprendiamo la necessità della tutela dei creditori e riteniamo che debba essere riconosciuto loro un diritto di garanzia di solvibilità del debitore, ma se la garanzia si spinge fino all'imposizione di scelte di politica economica, prescindendo dalla valutazione delle esigenze del singolo cittadino e della tutela dell'intera collettività nazionale, allora il prezzo del prestito diventa davvero troppo alto. Ma non siamo qui solo per criticare sterilmente procedure che ci sembrano allontanare sempre più l'Unione Europea da quello che era il suo disegno originario, bensì siamo qui per rivendicare l'adozione di nuovi strumenti che, tenendo conto dell'elevato numero di crisi che stanno colpendo i paesi dell'Unione Europea e dell'elevato rischio di contagio insito negli stessi, possano consentire di cambiare il corso degli eventi. Quali caratteristiche dovrebbero avere questi strumenti? In primo luogo, intervenire ex ante, quando il paese colpito dalla crisi può ancora scegliere tra strategie diverse e prevenire possibili attacchi speculativi, ma soprattutto deve prevedere meccanismi di governance che privilegino un controllo democratico e pongano precisi limiti alla discrezionalità delle autorità finanziarie. Elementi questi che in nuce si possono rinvenire nel Fondo Europeo di Redenzione, contenuto nel blueprint della Commissione. Concludiamo, ricordando che la letteratura accademica e politica ha ampiamente inneggiato l'Europa come ad un'unione di successo, paragonandola a un'orchestra. Ed è vero che essa può vincere, come affermato da Ginsburg, sul piano della solidarietà sociale, il confronto con gli Stati Uniti imperialisti e aggressivi e la regina repressiva e monolitica. Ma se leggiamo la cronaca e guardiamo gli eventi reali, vedremo come l'orchestra non suona all'unisono, praticando in forma insoddisfacente e fortemente limitata la democrazia rappresentativa e ignorando i principi della democrazia partecipativa. Proponiamo allora che l'Europa, che molti hanno paragonato a un gigante addormentato, possa svegliarsi dal suo torpore, facendosi promotrice di un progetto nuovo ed originale che sappia combinare e intrecciare i principi della rappresentanza e della partecipazione, andando oltre quello della sussidiarietà. Cambiamenti che potranno essere compiuti non in laboratorio ricorrendo a strumenti di ingegneria istituzionale, ma partengono dal singolo cittadino, che noi immaginiamo ed incarniamo come attivo, quindi pronto a sorvegliare i propri rappresentanti, non solo controllandoli, ma contribuendo alle loro decisioni. Vogliamo allora che l'Europa non aspetti un altro caso Cipro suonando la solita musica, ma si renda conto che anche le democrazie cosiddette mature, nelle quali quindi sono ben radicati i diritti politici dei cittadini, possano essere profondamente logorate dall'acuirsi delle disparità di ricchezza. Sarebbe quindi importante che l'Europa riflettesse anche sull'opportunità dell'adozione di misure in grado di far ripartire rapidamente la crescita pur senza grandi investimenti, con meccanismi che tutelino effettivamente la trasparenza dei mercati attraverso l'istituzione di autorità di controllo sovranazionali con poteri e governance tali da dissuadere chiunque dal violare le regole.